Buonasera a tutti e benvenuti, grazie di essere con me anche questa sera. Ci prepareremo delle lasagne con del radicchio, esattamente utilizzeremo del radicchio rotondo di Chioggia. Perché ho scelto le lasagne? Visto tutti i messaggi che mi avete mandato, desideravate così che facessimo un primo, visto che di solito mi oriento un pochino di più sugli antipasti e sui dolci. Allora, stasera prepariamo questa lasagna perché comunque con la base delle verdure è una lasagna velocissima da preparare, molto semplice e sempre anche molto gradita, proprio perché è anche leggera, ecco, volendola presentare anche a cena, è sempre un'ottima soluzione. Allora, prima di cominciare, verifico lo stato di connessione, vediamo se gli amici si sono collegati. Buonasera Davide, sì, ok, quindi la linea è partita. Allora, dicevamo, cominciamo subito con il preparare la farcitura della nostra lasagna. Allora, cominciamo con, adesso magari gli ingredienti ve li do di volta in volta, altrimenti poi magari ci perdiamo nella descrizione, anche se comunque poi ve li scriverò nel post a fine diretta, quindi voi guardate un pochino i passaggi e poi dopo vi trovate gli ingredienti scritti nel post. Allora, cominciamo subito. Qui ho mezza cipolla bianca, l'ho affettata con la mandolina, volendo si può sostituire anche con il porro, è molto gradevole, risulta molto piacevole quando si fanno le lasagne di verdure. Quindi andiamo a metterla direttamente in padella, poi diamo un giro di olio, ecco qua, ci versiamo un po' d'olio e la facciamo così imbiondire. Allora io accendo la mia induzione, chi c'è il fuoco parta con l'accensione dei fuochi, ecco qui. Ok, vediamo chi si è collegato. Buonasera, ciao Mary, Giampaolo, ciao, sono riuscita a vederti in diretta, a leggerti. Mariangela, buonasera. Ok, allora, sto imbiondendo così un pochino di cipolla con dell'olio, la facciamo rosolare un pochino, mettiamo così l'induzione, la metto non tanto alta, altrimenti poi si dora troppo. E nel frattempo giro così il telefono. Ecco qua, dovremmo essere giusti con la posizione, trascino un attimo i messaggi sul lato di destra, anche voi se non vedete a pieno campo. Allora, utilizzo per fare ciao Esther, mia figlia che sta uscendo. Allora, utilizzo due ceppi di radicchio rotondo di Chioggia. Adesso c'è anche il periodo del radicchio trevigiano, è molto buono, solo che se adesso diciamo utilizzate quello, rischiate che la vostra lasagna vi costi un pochino un occhio della testa, come si suol dire, perché adesso è una primizia. Ogni modo, vi risulta con questo tipo di radicchio vi risulta un pochino più deciso il sapore, mentre con il radicchio trevigiano un pochino più delicato. Allora io vado proprio così ad affettarla, tra l'altro con un coltello che non sarebbe neanche quello adatto, però poi io mi trovo bene e come tutti poi a casa utilizzano, diciamo, gli strumenti con i quali si trovano meglio. In realtà questo sarebbe un coltello per tagliare il pane, ma io vado benissimo e quindi va bene ciò che funziona, no? Poi ognuno a casa ha le proprie tecniche, le proprie attrezzature. Quindi, allora andiamo ad affettarlo tutto. Allora io adesso qui vi taglio un ceppo, uno l'ho già tagliato. Anche se vi sembra molto voluminoso, in realtà poi lo vedrete in padella una volta cotto. Si riduce moltissimo, quindi non spaventatevi se vi sembra un volume eccessivo. Allora adesso andiamo a versarcelo nella nostra padella. Adesso alzo anche un pochino, che così si dora ancora un pochetto. Ecco qui, e aggiungiamo questo radicchio. Allora, questo è un ceppo che abbiamo tagliato perché recuperiamo bene tutto. E poi andiamo ad aggiungere anche l'altro che ho tagliato precedentemente. Allora, diciamo che il procedimento per le verdure è il medesimo. Ad esempio, io questa sera così lo preparo con il radicchio, però volendo si può preparare con la zucca, zucchine oppure con gli spinaci, con i carciofi. Sempre prima si vanno a preparare le verdure in padella, che poi alla fine, tagliate così sottili, si cucinano veramente in tempi molto, molto rapidi. Quindi la lasagna di verdura è sempre pratica proprio per i tempi, no? Di realizzazione. Allora, adesso abbiamo messo così cipolla e radicchio, poi ci aggiungo
anche un po' di sale, ovviamente. Quindi andiamo a dare un giro di sale. Questo un pochino di più, perché questo non sale tantissimo. Poi aggiungo con il radicchio sempre anche un pochino di zucchero, perché sì, ci deve essere il gusto un pochino amaro, però una puntina di zucchero vi toglie quell'eccesso, diciamo, di stato così un po' amarotico, che potrebbe essere eccessivo. Gli diamo una bella mescolata così, poi aggiungiamo anche un goccino d'acqua, giusto per poter farlo appassire bene. Ecco qua, prendiamo un po' d'acqua e così cuciniamo più o meno un 6 minuti, ecco il tempo, poi lo vedete, adesso magari lo copriamo con questo qui e lo lasciamo andare piano piano. Sì, 6 minuti, perché quando la verdura è tagliata sottile alla fine non ci sta molto, l'importante è farla così un pochino appassire e poi comunque va in forno la lasagna, di conseguenza è più che cotta. Ok, allora giriamo da questa parte, do un attimo uno sguardo. Alessandro, buonasera. Antonio, ciao Antonio, grazie che siete con me in diretta. Allora, trascino di nuovo e continuiamo con la preparazione del nostro primo. Allora, io la besciamella normalmente la preparo mentre cucino le verdure, ma per accelerarvi un pochino alcuni passaggi l'ho preparata un pochino prima, ma vi dico come l'ho preparata. Praticamente si prende una casseruola, sciolgo 100 grammi di burro, una volta sciolti vado ad aggiungere 100 g di farina 00, ecco che chi è intollerante magari può scegliere di cambiare la tipologia di farina, e mescolo tutto assieme in modo da sciogliere bene il composto, da non formare, diciamo, quei grumetti antipatici che potrebbero crearsi, ma non si creano se il passaggio è burro sciolto e farina. E poi per ultimo si aggiunge 1 litro di latte caldo. A questo punto si mescola tutto, si fa rassodare un po' di minuti finché vedete che si raddensa, e si aggiunge alla fine sale e noce moscata. Quindi alla fine anche la besciamella si realizza in pochissimo tempo. Se non avete il tempo potete utilizzare magari una besciamella di buona qualità, di quelle anche già pronte all'uso, spesso si trovano molto molto buone anche quelle. Ok, allora cominciamo, prendiamo una terrina grande sulla quale prepariamo tutta la nostra farcitura della lasagna, perché io preparo diciamo gli ingredienti tutti assieme, mi trovo molto bene piuttosto che farlo a strati. Volendo si può anche fare a strati, però così, diciamo, i sapori si amalgamano un pochino di più. Questo è il modo, diciamo, in cui la preparo io. Poi ovviamente va a gusti, se magari vi piace di più vedere gli strati allora potete fare, alternarli. Io comunque preparo tutto quanto assieme. Quindi vado a versare 3/4 della besciamella, aspettate che vi prendo anche un cucchiaio, 3/4 di questo litro praticamente di besciamella che ho preparato, perché un po' lo tengo per l'ultimo strato. Quindi ecco qua, me lo verso all'interno, ok, e qui ce lo teniamo per dopo. Nel frattempo utilizziamo il radicchio che ho già preparato cotto prima. Allora adesso vi faccio vedere, vedete? Quindi di tutto quel volume di radicchio che c'era inizialmente, dopo un 5-6 minuti appassendo diventa proprio così, si riduce moltissimo, e lo verso tutto quanto all'interno del mio recipiente. Ok, adesso mescoliamo. Hopla. Aspettate che facciamo così. Mescoliamo il tutto e andiamo ad aggiungere 150 grammi di grana grattugiato. Allora, io dei 150 grammi ne metto 120 nel composto, mentre un 30 grammi lo tengo proprio per la fine, insieme alla besciamella, per fare l'ultimo strato per poter gratinare. Adesso ci prepariamo tutto quanto. Vedete, una volta che è pronto, poi diventa semplice, no? Farcire la lasagna è anche molto molto veloce. Io
utilizzo normalmente delle lasagne pronte all'uso, dopo vi faccio vedere, precisamente sono quelle sfoglie ultra sottili, le trovo estremamente pratiche e molto buone, perché proprio perché sono sottili, non hanno bisogno di una precottura, quindi vanno direttamente nella pirofila. Tra l'altro, sottili così ci permettono di amalgamare bene il sapore, pur lasciando comunque la fetta compatta e anche se cremosa all'interno. Mi trovo molto bene, quindi vi dico il 99,9% delle volte utilizzo proprio queste sfogliavelo molto, molto sottili, anche se è bello preparare anche la pasta fatta in casa, però mica sempre si ha tempo, invece così diciamo in 10 minuti ci prepariamo una lasagna veloce senza andarci troppo a impegnare. Ok, prendiamo una pirofila, quindi questa è una dose per 6, in realtà potrebbero essere anche 7, abbasso un pochino qui il radicchio, anche 7 porzioni a seconda di quanto siete affamati. Allora, cominciamo. Dunque, facciamo prima un giro di olio sulla base. Io metto un pochino d'olio. Se qualcuno piace e preferisce il burro, potete mettere un pochino di burro. Allora, adesso prendiamo queste sfoglie, vedete, sono sottilissime e si vanno direttamente a posizionare. La cosa antipatica, diciamo, è quella di staccare il foglietto che le separa, però sono veramente pratiche e tra l'altro si può farlo, diciamo, farlo i 10 minuti prima di cucinarlo, ma si può anche prepararlo la sera prima e cucinarlo poi il giorno dopo. Anzi, vi viene ancora meglio perché poi il sapore diventa ancora più si è amalgamato ancora meglio, ecco, gli ingredienti si amalgano meglio. Allora adesso andiamo a passare bene questo composto. Mi pare che sul banco si veda abbastanza, sì. Ecco, poi metterò in mezzo ai vari strati, metterò anche della mozzarella e dello speck. Lo metto magari a metà, quindi adesso continuiamo con le due sfoglie superiori. Ecco qua, spero vi piaccia perché non è sempre semplice, diciamo, trovare il piatto da presentare in diretta. Quindi mi assumo la responsabilità della scelta. Stasera avevo voglia così del radicchio, allora ho detto dai, facciamolo in diretta, lo facciamo assieme e così magari domenica, se avete parenti, amici che vi vengono a trovare, potete provarlo e poi mi fate sapere. Ecco, adesso io qui lo spalmo bene, aggiungo ancora un pochino, vediamo un po', poi dopo comunque quando è in forno si scioglie il tutto. Ecco qua, allora adesso ci mettiamo un'altra sfoglia sopra, vediamo una letta nel frattempo. Elisa, ciao, buonasera, ciao Stefano, ciao, grazie per la buona serata, ciao Laura, benvenuta, Giuseppe, buonasera, ecco qua. Allora, continuiamo con queste sfoglie favolose, velocissime. Quanti di voi utilizzano le sfoglie già pronte all'uso? Sembra un'eresia dire che si usano le sfoglie già pronte, però in realtà, ragazzi, ve lo dico, tante volte conviene veramente. Ok, prendo speck e mozzarella, che li ho lasciati qua in frigo. Ecco qui, pronti qua. E ci aggiungiamo questi ingredienti. Quindi a metà, diciamo, ci metto questa mozzarella cubetti. Allora, io utilizzo mozzarella, però ad esempio, se vi piace, potrebbe essere del latteria fresco, oppure della scamorza, della provola. Poi la scelta, diciamo, dei formaggi è soggettiva, così come anche appunto la scelta della verdura. Però io vi faccio vedere così, scusate che trascino, altrimenti non vedo se si vede il banco. Sì, ecco. Sì, io ho scelto oggi il radicchio, però appunto nella stessa modalità si preparano tutte le altre verdure. Adesso poteva essere interessante anche con la zucca. Però siccome è già una settimana che mi mangio la zucca, stasera ho detto faccio qualcosa con il radicchio. Tra l'altro l'altra sera l'ha mangiato la mia amica e mi ha detto Jenny, questa ti è venuta veramente bene, devi farla, fai vedere questa. Va bene, ho detto allora ti ascolto e la facciamo. Ok, quindi in mezzo abbiamo messo questo strato così un pochino più saporito
e poi andiamo ad aggiungere ancora due sfoglie, aggiungiamo qualche cucchiaiata del composto che abbiamo preparato, ecco qui, quindi vedete veramente con le verdure la lasagna è velocissima, una decina di minuti l'avete preparata, mentre se si fa comunque col ragù, anche se ovviamente è tutt'altra cosa, però chiaramente i tempi di cottura sono diversi e non sempre si riesce a combinare di avere il tempo, invece questo è un salvacena quando magari volete comunque fare una bella figura, perché poi è comodo, no? Anche nel servizio vi risulta facile. Ecco qui, quindi facciamo così e abbiamo praticamente quasi terminato. Vediamo quante sfoglie abbiamo ancora. Abbiamo ancora, mi sembra, due giretti da fare. Tra l'altro questa è una pirofila anche un pochino grande, si poteva prenderla anche un pochino più piccola, perché se la tenete più piccola magari vi risulta anche un pochino più alto. Ok, abbiamo ancora uno strato, quindi completiamo con tutto con questa farcitura. Poi l'ultimo strato me lo tengo per la besciamella. Ecco qua. Ok, dunque ci siamo praticamente quasi arrivati. Appunto, se vi piace l'idea di farlo così, secondo me vi risulta facile e gli ingredienti si amalgamano bene, altrimenti potete fare per strato un giro di radicchio, uno di besciamella, uno di grana e via dicendo. Però così secondo me vi viene molto bene. Poi lo provate e mi fate sapere cosa ne pensate. Eccoci qua, ultimo giro di lasagna, avete visto, in pochissimo è fatta. Vediamo, questa è un po' più piccolina, è rimasta, l'hanno lasciata un po' più piccola. Ok, adesso aggiungiamo questa ultima parte di besciamella che avevamo tenuto da parte. Quindi abbiamo detto un litro di besciamella, di cui un terzo me lo tengo proprio per lo strato finale. Adesso andiamo a coprire bene anche gli angoletti, altrimenti poi si bruciacchiano troppo in forno. Nel frattempo nel forno lo si scalda a 180 gradi, io lo metto in forno preriscaldato. Le lasagne si cucinano circa in 15 minuti. E poi comunque qualche minuto per gratinare io ce lo lascio sempre. Poi questo, diciamo, è il tempo che io utilizzo sul mio forno. Chiaramente voi lo verificate un pochino anche sul vostro. Allora, mi era rimasto ancora un pochino di radicchio qua e ce lo metto proprio così, in modo da dargli una piccola macchia di colore finale. Lo vado proprio così un pochino a spalmare in modo di renderlo un pochino variegato, così, ok, avete visto, in un attimo è fatto. Quindi se provate, utilizzate questo radicchio di chioggia, che oltre a essere comunque un radicchio economico, si presta moltissimo per questo tipo di primo. Ok, adesso ultimo giro con il grana, andiamo a dare una bella spolverata di grana grattugiato ed è pronta per essere infornata. Eccoci qua. Adesso abbiamo finito tutto, facciamo un pochino di spazio così vi faccio vedere anche poi come esce dal forno. Quindi stasera lasagne al radicchio per tutti, ecco qui, quindi adesso è pronta per essere inserita nel forno. Nel frattempo vado a recuperare quella che ho messo prima, quindi vedete alla fine ne ho due, una magari questa qui potrei anche tenermela in congelatore, spesso magari ne preparo anche due e magari la metto in congelatore e poi quando è il momento di servire la serata che avete gli ospiti, io tiro fuori dal congelo chiaramente la mattina per la sera e lo vado a infornare all'ultimo. Quindi adesso ce ne abbiamo due, vado a recuperare la lasagna, ecco qua, senti che profumino che c'è, ok.
Ecco qui ragazzi, la lasagna è pronta. Allora, il consiglio che vi do è quando la togliete dal forno che è bollente, non vi conviene tagliarla subito e servirla nel piatto, ma lasciarla raddensare qualche minuto, tanto comunque vi resta bollente per il servizio. Però così qualche minuto la raddensa vi permette di tagliare meglio le fettine. Bene, io spero che questa ricetta vi piaccia, attendo le vostre considerazioni, aspetto qualche foto se avete piacere di inviarmela e vi auguro ovviamente una buona cena. Grazie mille, grazie.